Luca Pelloni, per tutti più semplicemente Pellò. Difficile far capire a chi non l'abbia conosciuto cosa ci fosse davvero di speciale in un ragazzo di soli 34 anni che ci ha lasciato improvvisamente. Sono tanti a chiedersi come mai tanto clamore dopo la sua morte. La risposta, se ancora ce ne fosse il bisogno, è venuta forte e chiara con i numeri. A partecipare alla messa presso il ricreatorio San Giorgio per ricordare un mese dalla sua scomparsa sono intervenute non meno di 500 persone. La circostanza è stata utile anche per raccogliere ulteriori firme che serviranno a presentare una richiesta per intitolare a lui un nuovo impianto sportivo di prossima realizzazione. La lodevole iniziativa, che si protrae già da parecchie settimane, ha riscosso naturalmente grandissimo successo. Al termine della celebrazione eucaristica non poteva mancare una partitella a squadre da 6 giocatori proprio su quel campo dove Luca da piccolo iniziava a tirare i primi calci a quel pallone che successivamente avrebbe scandito la sua seppur breve esistenza. Prima della cena di fine serata abbiamo voluto coinvolgere Matteo Terribili, cugino di Luca, nonché uno dei principali promotori del comitato che sta tenendo acceso il suo ricordo. Abbiamo chiesto lui quali le iniziative presenti e future dell'associazione in procinto di nascere. Ascoltiamo le sue parole. Vorrei iniziare con il ringraziare tutte le persone che hanno firmato la petizione per intitolare lo stadio comunale di Porto San Giorgio a mio cugino Luca Pelloni. Noi abbiamo l'intenzione di creare un'associazione con scopi benefici in modo tale da aiutare le persone di Porto San Giorgio che ne hanno veramente bisogno e soprattutto i bambini bisognosi che non sono in grado di pagarsi la rata della scuola calcio. Ma quale può essere l'aiuto che l'amministrazione può dare? È sempre Matteo Terribili a parlarcene. Credo che l'amministrazione, soprattutto l'amministrazione comunale, può sostenerci e dato che non è stato chiesto comunque sia un progetto infattibile, non è un'utopia ma è solo un semplice gesto come quello di intitolare il nome del campo sportivo comunale a un ragazzo che se n'è andato a 34 anni, un ragazzo conosciuto da questo paese, un ragazzo che teneva alla gente di questo paese e che amava il calcio, quindi credo che sia un progetto fattibile. Un modo per dimostrare a Pellò quanto anche la città di Porto San Giorgio lo amasse.